Consigliere Rabuffo, sul bilancio consolidato delle partecipate, il suo intervento, soprattutto insomma, di natura appunto, che riguarda il bilancio, poi si è soffermato anche sulla Ruzzo Reti e sul caro Sì, bollette. perché i numeri di bilancio si possono leggere in tanti modi. È vero che ci deve essere l'efficienza, come è stato detto, gli utili, va bene, poi anche questi sono relativi gli utili e i vantaggi per l'amministrazione, ma bisogna valutare anche i costi e valutare per bene le aziende che esistono, pubbliche, semipubbliche, come il Mote che rischia di diventare un carrozzone insieme alla TEAM. Quello che conta per i cittadini è sapere i costi, che sono importanti, e i servizi che vengono erogati. Noi non dobbiamo tanto pensare agli utili, perché gli utili sono relativi. Gli utili di una collettività sono i servizi. E quindi dicevo in questo senso che se noi andiamo a vedere queste società che abbiamo elencato, abbiamo dei costi alti, come per esempio il costo delle bollette del Ruzzo che è diventato stratosferico, e i costi anche di gestione della TEAM, e i servizi. Se noi andiamo a vedere i giardini dei Tigli dove giocavano spesso i bambini, noi vediamo delle transenne, tutto bloccato, i bambini non possono accedere, c'è la bella scritta Comune di Teramo, l'erba non è tagliata, la manutenzione non c'è. Allora, i vantaggi di questa gestione comunale, chi sta seguendo queste cose? Perché poi abbiamo dei servizi che vengono erogati in maniera non adeguata?